nonostante sia uno degli smartphone da gaming più potenti prodotti da Xiaomi, in realtà tutto ciò che gira attorno al Black Shark 4 Pro si basa sulla praticità, a partire dal design, dai trigger meccanici posti sulla cornice laterale fino ad arrivare alla fotocamera. Il gaming phone del colosso cambia un pochino le carte in tavola rispetto agli altri prodotti della categoria. E sì ragazzi, perché nonostante i ritardi che ci sono stati dal lancio, che ormai è successo tanti mesi fa in Cina, i ritardi che ci sono stati per la versione global che arriva finalmente anche da noi, il Black Shark 4 Pro è un gaming phone molto particolare, potremmo definirlo quasi un gaming phone tuttofare. E lo è perché il design è molto più tradizionale, diciamo un po' meno tamarro rispetto agli altri prodotti della concorrenza, ma ha uno Snap 888 sul quale vi dico il thermal throttling è gestito benissimo, un display a 144Hz e dei trigger che migliorano effettivamente l'esperienza di gioco. Inoltre ha anche una fotocamera che non è eccezionale, non è paragonabile ai top di gamma che abbiamo visto insomma negli ultimi mesi, ma fa delle foto molto interessanti soprattutto per la categoria del prodotto, e poi costa meno di 600€. In basso trovate il link per acquistarlo, anche scontato, anche su Amazon o sul sito ufficiale. Insomma, le cose da dire sono veramente tante, quindi iniziamo a giocare. Dopo aver visto per tanti anni dei gaming phone con un design di poco vistoso, diciamo così, sembra strano quasi che quello con il design un po' più elegante arrivi proprio da Xiaomi. Tutta la back cover dello smartphone è totalmente liscia, con una trama in grado di riflettere dei giochi di luci molto piacevoli e per niente invadenti, con i suoi 163,8x76,4x9,9mm ed un peso di 220 grammi, il Black Shark Pro è uno degli smartphone da gaming più compatti che ci sono in giro, nonostante sotto al modulo della fotocamera sia anche stato integrato un LED RGB tipico insomma dell'azienda, e che forse è l'unico elemento che fa capire che non si tratta di uno smartphone normale tra virgolette. E come ci si potrebbe aspettare da uno smartphone da gaming, non è di certo il più sottile in circolazione, è leggermente più spesso addirittura di un iPhone 13 Pro, ma questo spessore ha un motivo: oltre all'ottimo sistema di dissipazione del calore, il dispositivo come vi dicevo integra due trigger meccanici che si possono attivare con dei tastini a molla posti proprio sulla cornice. Fatti scorrere questi due tastini, i trigger escono. Sono dei trigger fisici molto più comodi rispetto a quelli digitali, insomma quelli touch che abbiamo visto in altri prodotti, e sono dei trigger che migliorano effettivamente l'esperienza di gioco. Per esempio in Call of Duty si può scegliere di mirare con quello di sinistra e di sparare con quello di destra, quindi diciamo lo schermo rimane molto più libero. Qualora invece si volesse utilizzare questi trigger non giocando, è possibile assegnare delle funzioni rapide, per esempio quello di sopra è in grado di far scattare uno screen, e poi si possono programmare anche in base alle funzionalità dell'applicazione. Ciò che ho trovato un pochino scomodo di questi trigger effettivamente non è tanto il loro utilizzo, che è tra i migliori della categoria, quanto la loro semplicità nell'aprirsi, perché può capitare quando si estrae lo smartphone dalla tasca che si apra un trigger involontariamente, però c'è da dire che il sistema, quando nota che uno dei trigger rimane aperto per troppo tempo, invia una notifica di sicurezza e ti dice vabbè, chiudi questo triggerino. Tutta la parte anteriore poi è destinata allo scintillante display a 144Hz, che però è caratterizzato sempre, continua ad essere sempre così, da una asimmetria delle cornici. La cornice superiore è molto meno spessa rispetto a quella inferiore. Poi c'è un ottimo sistema di speaker stereo del quale parleremo a breve. Il sensore per impronte digitali è stato posizionato nel tasto d'accensione sul lato destro del dispositivo ed è facilmente raggiungibile, così come il bilanciere del volume. Poi c'è l'ingresso per il jack delle cuffie da 3,5 mm. Lo schermo del Black Shark 4 Pro è uno scintillante Super AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione Full HD Plus ed una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Con i suoi 1300 nit di picco è uno degli schermi più luminosi della categoria, e questa luminosità si traduce in un'immagine vivace, dinamica, sia che si stia guardando una serie TV o che si stia giocando. Il contrasto e la saturazione che caratterizzano questo pannello però chiaramente non lo rendono tra i più naturali, diciamo così, che abbiamo visto negli ultimi mesi, ma insomma questo è un dispositivo da gaming e quindi probabilmente il pannello è stato bilanciato in base all'utilizzo che si dovrebbe fare del dispositivo. C'è da dire che però nelle impostazioni è possibile non solo scegliere la frequenza di aggiornamento, che può variare da 144Hz, che è quella più elevata, e altre due modalità che sono leggermente meno veloci nell'aggiornamento ma che vi fanno risparmiare più batteria, ma si può anche scegliere la gestione del bilanciamento del colore, che può essere sia automatica in base alla luminosità, al colore dell'ambiente esterno, che saturata oppure standard. C'è poi un altro fattore di questo pannello che migliora l'esperienza in game,
cioè la frequenza di campionamento del tocco. Black Shark 4 Pro ha una frequenza di campionamento del tocco da 720 Hz ed è un'ottima frequenza di campionamento del tocco che rende, come dire, la risposta del sistema al tocco praticamente immediata e devo dire che ha anche un ottimo feedback aptico sia quando si gioca che quando comunque si utilizza nelle operazioni di tutti i giorni. Per quanto riguarda l'hardware, il sample che abbiamo ricevuto in prova è animato da uno Snapdragon 888 affiancato nel nostro dispositivo da 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. C'è anche una versione più potente che arriva addirittura a 16 GB di RAM e a 512 GB di memoria interna. Però lasciate che vi dica una cosa, anche con questo modello, cioè il modello che abbiamo noi, quello con 12 GB di RAM, le prestazioni sono veramente un piacere. Per quanto riguarda i benchmark, chiaramente li trovate tutti nella recensione testuale, vi lascio il link in basso. I punteggi ottenuti sono i tipici punteggi dello Snap 888, sono punteggi di buon livello, certo non sono, come dire, paragonabili a quelli dello Snap 8 di prima generazione, però c'è una cosa da tenere sempre presente, il thermal throttling. Sappiamo che lo Snap 8 di prima generazione e anche l'888 sono due SoC che effettivamente soffrono molto del surriscaldamento e devo dire che quelli di Xiaomi, quelli di Black Shark, hanno fatto un ottimo lavoro su questo dispositivo, non tanto perché il dispositivo non si riscalda, in realtà si riscalda nello stress test di AnTuTu per poco non arrivava a 45 gradi. Il punto però è che, a differenza di quello che abbiamo visto in tutti gli Snap 8 di prima generazione che abbiamo provato in questi mesi, la gestione delle performance della CPU e anche le frequenze di funzionamento sono veramente molto più stabili, diciamo così, perché adesso vedete nel grafico, noterete che a differenza per esempio dello Xiaomi 12 che sì, ha lo Snap 8 di prima generazione, il clock e le performance del processore sono molto lineari. Questo grafico significa solo una cosa, che questo dispositivo non soffre di thermal throttling, nonostante, ripeto, tende a riscaldare quando viene stressato molto. Le prestazioni di sistema sono praticamente stabilissime, non ci sono cali di frame rate quando si gioca per ore e ore con COD. Io ho fatto un'ora di COD per stressarlo un po' e il frame rate è sempre stato lo stesso, e questa è una cosa che ho notato anche nello stress test di 3D Mark. Dal punto di vista quindi delle prestazioni, diciamo così, è un filino sotto lo Snap 8 di prima generazione, ma è molto più costante nel tempo e per giocare questa è la caratteristica più importante, anche perché non è che ci sono dei giochi super pesanti che non possono essere utilizzati su questo smartphone, tutti i giochi, anche quelli più complessi, possono essere eseguiti comunque al massimo della grafica, no? Al massimo del dettaglio. L'audio in capsula è buono ed è buona anche la ricezione della rete cellulare, il wifi è veloce eccetera eccetera, ma ciò che mi ha stupito è il sistema di speaker stereofonici integrati in questo dispositivo che, a differenza dei vari Xiaomi 12, prima di tutto sono posizionati in modo simmetrico, quindi non si vanno a coprire quando si impugna lo smartphone, e poi hanno un ottimo bilanciamento delle frequenze che, oltre agli alti e ai medi, fanno sentire anche un po' di bassi. Veramente un ottimo lavoro sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la fotocamera, nel Black Shark Pro una di quelle caratteristiche che forse non ti aspetti, non te l'aspetti perché in uno smartphone da gaming uno dice non mi aspetto che faccia buone foto, e questo è vero. C'è da dire però che anche questo fattore mi ha lasciato un pochino stupito, perché effettivamente, ok, la qualità non è quella paragonabile ai top di gamma, che insomma, ai diversi top di gamma che ci sono nel mercato, ma probabilmente è una delle migliori fotocamere che abbiamo visto in uno smartphone da gaming, e questo è grazie alla fotocamera principale, soprattutto, che è una 64 megapixel animata da un sensore Sony IMX686 e un'ottica f1.8 e affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel f2.2 e una macro inutile da 5 megapixel f2.4. Le fotografie scattate con la fotocamera principale non sono niente male, la gamma dinamica è ben gestita, il contrasto è presente in tutte le foto e tutte le foto vengono comunque realizzate con una buona saturazione, anche se a volte l'intelligenza artificiale potrebbe tendere un po' a aumentare forse un pochino troppo il contrasto e la nitidezza quando rileva le scene. E la qualità di questa fotocamera principale si vede anche nelle foto notturne, foto che possono essere scattate solo con la fotocamera principale, ma che vengono veramente gestite bene dal software e che sono in grado di regalare immagini ben gestite anche in
in situazioni di luminosità estrema. Chiaramente però le cose cambiano quando si utilizza l'ultragrandangolare, che non riesce a gestire proprio la differenza di qualità tra la fotocamera principale, perché permette di scattare delle fotografie con un buon field of view ma che possono sembrare piatte e che lungo i bordi potrebbero soffrire un po' di aberrazioni cromatiche e distorsioni. Insomma, non è una fotocamera eccezionale quella ultragrandangolare. Con questo smartphone, a mio parere, vanno scattate foto solo con la fotocamera principale. Buoni selfie che sono scattati da una fotocamera frontale, chiaramente da 20 megapixel, nella media i video che possono essere registrati fino a 4K a 60 frame al secondo, ma che tendono un pochino a soffrire la mancanza della stabilizzazione ottica. Nessuna di queste fotocamere ha uno stabilizzatore ottico. In quanto invece al software, il Black Shark 4 Pro è animato da Android 11, personalizzato da una versione personalizzata della MIUI che si chiama Joy UI, e sostanzialmente la più grande differenza con un'interfaccia grafica tipica di Xiaomi è la presenza di questo spazio, uno spazio di gioco chiamato Shark Space, ed è un'applicazione sostanzialmente che si deve avviare prima di avviare i giochi, con la quale si potranno impostare diversi fattori proprio per migliorare l'esperienza di gioco. Per ogni gioco installato si può scegliere per esempio la velocità da dare al processore, cioè proprio quanto si vuole spingere il SOC del dispositivo, si può scegliere la frequenza di aggiornamento, si può scegliere se migliorare la grafica, la luminosità, oltre a tutte le altre cose che si possono impostare insomma nelle modalità di gioco, come la gestione della rete, delle notifiche eccetera. Per il resto rimane la solita MIUI. La MIUI è la 12.5 in questo caso, e la versione di Android è Android 11, e sono integrate tutte le funzionalità alle quali siamo insomma abituati. Insomma, è quell'interfaccia grafica che o si ama o si odia, ed è interfaccia grafica che personalmente io odio. Dal punto di vista dell'autonomia però, lo schermo a 144Hz e lo Snap 888, che tipicamente viene spinto al massimo per giocare, non riescono a garantire delle prestazioni eccezionali alla batteria da 4500 mAh integrata in questo dispositivo, perché con tutte le impostazioni al massimo, quindi schermo a 144Hz, prestazioni del processore, spinta e così, non sono mai riuscito a superare circa le 4 ore e mezza di display acceso. Certo, se si utilizza una configurazione più conservativa, se non si spinge il display, se non si spinge il processore, si riesce ad arrivare senza ombra di dubbio a fine giornata, si arrivano a circa 6 ore di display acceso se ricordo bene, però un prodotto del genere secondo me va utilizzato al massimo della sua potenza, anche perché ha un sistema di ricarica a 120 watt, il che vuol dire che dallo 0 all'80% richiederà solo 10 minuti, quindi è veramente un ottimo risultato, ma si sa, Xiaomi sotto questo punto di vista è avanti anni luce rispetto a tutte le altre aziende. Il prezzo di vendita ufficiale del Black Shark 4 Pro è di 579€, ma tramite il box in basso potreste acquistarlo scontato. Su Amazon è in vendita a 529€, mentre sul sito ufficiale dell'azienda è in offerta lancio per il giorno del lancio della versione global a 549€, ed è una cifra che, considerato il display a 144Hz e soprattutto l'ottima gestione del thermal throttling, secondo me è più che giustificata, anche perché stiamo parlando di uno smartphone da gaming che è proprio pensato per il gioco, e anche per il gioco per molto tempo. Questa è una caratteristica che non tutte le aziende pensano per uno smartphone. Poi ha questi trigger fisici che veramente migliorano, come dire, l'esperienza in gioco. Ma oltre a questo, si tratta di un prodotto che comunque si vede che si rivolge non solo a quella piccola nicchia di giocatori mobile, ma anche ad altre persone che sì, vogliono uno smartphone che è in grado di garantire un'ottima esperienza di gioco, ma uno smartphone un po' più tuttofare rispetto ai tipici gaming phone, che forse è meno, come dire, meno vistoso, che ha una buona fotocamera, un ottimo sistema di ricarica, un ottimo audio stereofonico, e questa è una cosa buona se si vuole anche vedere una serie TV. Peccato per la prestazione della batteria, però ragazzi, si sa, anche una Ferrari che è velocissima tende a consumare più benzina. E questo è quanto ragazzi, questo è Black Shark 4 Pro, fatemi sapere cosa ne pensate in the comments below. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a In Prova su Jitsi, il nostro gruppo Telegram nel quale facciamo vedere tutti i backstage delle recensioni che facciamo, nel quale tra l'altro adesso ci stiamo preparando per il Mobile World Congress. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, in basso trovate anche il link della recensione testuale, in modo tale che possiate vedere tutta la scheda tecnica, tutti i benchmark e anche i sample fotografici. Io sono Dario Calido e ci vediamo al prossimo video su Jitsi.